Konnichiwa a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video di unboxing. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a parlare di Dragon Ball. Dov'è? Aspettate. Prendiamo bacchetta magica. Simsalabim. Magica davvero, bravissimo. Comunque sia ragazzi, a parte questa cavolata, benvenuti all'unboxing di Dragon Ball Z Budokai HD Collection, che include praticamente i due episodi di Budokai, Budokai 1 e Budokai 3, usciti su PlayStation 2. Mi domando come mai non abbiano messo il Budokai 2, che è stato uno dei miei preferiti, per chi aveva quella modalità storia che sembrava quasi un gioco dell'oca. Non capisco perché non l'abbiano messo. Comunque sì, abbiamo questi due giochi rimasterizzati in alta definizione, con anche supporto per obiettivi e trofei, presumo, immagino, credo e spero soprattutto. Andiamo a dare un'occhiata al retro della confezione, che ci dice: una sfida Budokai dopo l'altra, due dei più famosi giochi di Dragon Ball in un cofanetto speciale, potenziati e rimasterizzati in alta definizione per la prima volta su PlayStation 3. Violente modalità di combattimento, fra cui storia, duello e incontro mondiale per Dragon Ball Z Budokai, e per Budokai 3 8 su 10 da IGN. Ma potevate scrivere qualcosa almeno? Perché me lo lasciate così senza niente? Ma me lo discriminate, ma poverini. Vediamo che la confezione include appunto Dragon Ball Z Budokai e Budokai 3 rimasterizzati in alta definizione, due classici di successo per PS2 con pieno supporto di trofei PlayStation Network e doppiaggio del cast originale giapponese, molto figo. Qui vediamo Junior in una classica posizione, ha un'aura potentissima, e qui Vegeta sempre incazzato nero, anche perché gli hanno messo davanti questo bollino della SIAE odioso, e ci credo che è incazzato. E che diamo, bando ad altre cavolate, andiamo subito ad aprire questa confezione, che qua c'è un piccolo sigillo, vediamo se è come... Oh, non è come quello di Skyrim, questo funziona, è incredibile. Guardate che sia... non ha funzionato per un cazzo. Va bene, allora devo ricorrere alla mia solita arma, il grandioso taglierino che continua a scivolarmi dalle mani, ovviamente. Andiamo subito ad aprire questa confezione. Sui giochi PS3 non c'è nessun adesivo da eliminare, quindi andiamo ad aprire la confezione. E questo è tutto il ben di Dio che ci troviamo davanti: il disco di gioco, la skin che ovviamente riproduce la copertina, e poi il manuale di istruzioni con dietro un foglietto. Allora, prima cosa vediamo il manuale di istruzioni. Manuale abbastanza buono, diciamo, che spiega un po' qualcosa dei giochi con qualche pagina. Un buon manuale, approvato. E poi qua un foglietto con un codice per registrare il gioco al Namco Bandai, praticamente, e spendere punti, insomma, un po' come il Club Nintendo, per spendere punti in premi, eccetera, eccetera. Ma siccome a me non interessano, ragazzi, vi lascio qui il codice, se volete copiarvelo, copiatevelo pure. Il primo che lo utilizza, ricordo, sul sito di Bandai e non sul PlayStation Network, si prende 1000 punti. È un regalo che vi faccio io, dato che a me tanto non interessa. Quindi beccatevelo! Copiatevelo, ultimi secondi disponibili, dai, ok, basta. Comunque sia, ragazzi, questo era Dragon Ball Z Budokai HD Collection, sperando di non incontrare cazzi con i copyright, eccetera. Magari farò anche qualche gameplay di uno o dell'altro di questi fantastici giochi, perché mi sono piaciuti veramente un casino su Play 2, li ho letteralmente divorati, e quindi voglio giocarmeli anche su PlayStation 3. Che dire ragazzi, al prossimo video e konnichiwa, ciao.